spiegato e che secondo me rappresenta molto di questo progetto, perché è quello che noi dovremmo cercare di fare, costruire giocatori così, partire dal basso e costruire giocatori così. Chiaro che giocatori come Pirlo ne nasce uno ogni secolo, però giocatori bravi che ragionano in campo, che è un aspetto per noi chiave, come Andrea, secondo me se ne possono trovare e valorizzare molti. Ti passo un attimo la parola per un saluto, Andrea. Sì, intanto buonasera a tutti, volevo ringraziare Adriano per quello che ha fatto per me quando ero piccolo, sta facendo tuttora, cercando di creare questa nuova società, questa scuola calcio, questo centro per la ricerca di giovani campioni. Si parte sicuramente da bambini, facendoli crescere in tutti i modi, dalla tecnica al lavoro di testa, sono cose fondamentali per arrivare a poter crescere i campioni. Ti ringrazio tanto, Andrea, della disponibilità che ci hai dato, ti faccio un grande in bocca al lupo per il campionato, sai quanto ti seguiamo, spero che tutto vada come sta andando, non diciamo nient'altro. E grazie ancora di essere stato tra noi, un abbraccione grande.